Ma come si ricarica un'auto elettrica? Cioè, il mondo è il nostro, il futuro è il nostro. E inserirla la spina nella colonnina. Il futuro si può immaginare ad occhi chiusi, ma forse è meglio farlo tenendoli bene aperti. Questo, almeno, è l'approccio con cui all'Università di San Marino lo studente Umberto Lonfernini si è proiettato nel 2030. Lo ha fatto per affrontare un tema rilevante e delicato, attorno al quale ruota il pianeta, quello della mobilità sostenibile e delle auto elettriche. Umberto lo incontriamo qui, nella sede dei corsi di laurea in Ingegneria Civile, per aprire insieme a lui una porta sul domani. Ciao Umberto. Ciao. E come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. E parlaci un po' della tua tesi. Allora, ho portato una tesi sulla mobilità sostenibile, ovvero sullo sviluppo di un'infrastruttura di ricarica per il parco auto elettrico, sia a livello sammarinese che poi può essere esteso sia a livello italiano, quindi sia a livello urbano che extraurbano. Questo qui, quindi, della mobilità sostenibile dell'ambiente è un tema che te lo senti anche tuo? Oppure no? Sì, me lo sento anche mio perché comunque cioè, il mondo è il nostro, il futuro è il nostro e quindi bisogna cercare anche di dare una mano alla terra e al mondo e in questo momento non lo stiamo facendo nel modo migliore, diciamo. E com'è stato scrivere quindi questa tesi? È stato impegnativo? Ci sono ricerche, analisi? Allora, diciamo che inizialmente è stato impegnativo riuscire a reperire tutti i dati. E successivamente è stato anche difficile cercare di metterli insieme. Però alla fine ti dà quel senso di soddisfazione che ti dice ne è valsa la pena. Per poter iniziare questo progetto di tesi, inizialmente ho dovuto, diciamo, capire all'interno di San Marino cosa c'era e cosa non c'era. Quindi andare a fare un calcolo delle vetture elettriche presenti al momento e dell'infrastruttura di ricarica presente. Per fare questo ho dovuto raccogliere vari dati, sono riuscito ad andarmi a calcolare ciò che è presente ad oggi all'interno dello Stato di San Marino. Ed è un dato molto confortante in quanto a livello di infrastrutture già siamo ben coperti. La tua tesi quindi ci porta nel 2030. Come ci sei arrivato? Sì, la mia tesi ci porta nel 2030 e inizialmente sono partito dai dati che avevo al momento, quindi alle auto elettriche presenti ad oggi, al trend delle immatricolazioni e poi sono dovuto andare a considerare altri fattori, tra cui le innovazioni tecnologiche, perché queste potranno cambiare in modo drastico tutto il mondo delle auto elettriche, gli investimenti delle case produttrici e dello Stato che attueranno per cercare di appunto incentivare all'acquisto di auto elettriche e l'attitudine del consumatore, del guidatore, perché più avrà a cuore il sostegno dell'ambiente, più magari sarà incentivato a comprare auto elettriche. E quindi, in base a tutti questi fattori, sono riuscito ad avere tre scenari.
Abbiamo salutato Umberto e per capire ancora meglio il progetto siamo venuti qui dall'ente che gestisce le ricariche a San Marino per parlarne con il direttore Raul Chiaruzzi. Buongiorno, l'azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici è la Multi-utility pubblica di San Marino, che gestisce i servizi essenziali, quindi gestione dell'energia elettrica, gestione del servizio idrico integrato, quindi distribuzione idrica e fognature, i servizi di trasporto pubblico, i servizi di raccolta dei rifiuti e tanto altro. Invece per quanto riguarda la tesi di Umberto, come avete contribuito? Allora, principalmente con i dati, quindi tutta la parte di dati di ricarica, dati di energia elettrica erogata, nonché per dare un supporto proprio ai numeri, quindi anche all'infrastruttura, alla descrizione dell'infrastruttura elettrica, grazie ai ragazzi del servizio appunto elettrico. Potresti parlarci un pochino meglio del progetto E-Way? Sì, il progetto è nato nel 2018, quindi la prima ricarica è stata fatta nel luglio del 2018 e abbiamo posizionato in tutti i castelli della Repubblica di San Marino, sulla base della distribuzione della popolazione ma anche della presenza di turisti, e quindi in centro storico c'è un numero di colonnine maggiori, una serie di colonnine che fino ad oggi consentono la ricarica gratuita a tutte le persone, quindi sia ai cittadini che anche ai nostri ospiti. Ma come si ricarica un'auto elettrica? Ve lo faremo vedere. Il primo passo per ricaricare è quello di collegare il cavo all'auto elettrica. Il secondo passo è quello di aprire l'app Zapgrid, selezionare scansione QR code, inquadrare il QR code presente sulla colonnina, selezionare lo slot di ricarica, avvia la ricarica e inserire la spina nella colonnina. La mia preoccupazione però sarà quella di rimanere a piedi. Al momento il numero di colonnine che sono installate a San Marino sono sufficienti per servire il fabbisogno dell'utenza. Però dobbiamo prepararci a un cambiamento nelle nostre abitudini. Dove prima, ad esempio con un'auto tradizionale, andavamo a fare rifornimento, quindi a fare il pieno di carburante, domani le colonnine saranno distribuite su tutto il territorio. Pertanto quando andremo, non lo so, ad esempio a lavorare, potremo collegarla a ricaricarsi durante l'attività di lavoro. Ci spostiamo per mangiare in mensa, andiamo nel parcheggio della mensa e ricarichiamo. E così anche all'interno dell'abitazione privata, laddove la sera arriviamo e ricarichiamo. Pertanto sarà come un po' il cellulare, quando abbiamo paura che rimanga a scarico. Ne ricarichiamo un po' in ufficio, un po' a casa, un po' con un power bank. E quindi con l'auto elettrica sarà la stessa cosa. La ricaricheremo per quanto necessario nelle varie soste e non più un pieno completo.